Cominciamo una nuova serie di video intitolata Do It Yourself. In ogni puntata presenteremo non un tutorial o una caratteristica di un sensore, bensì un progetto completo, dalla descrizione delle specifiche al making di un contenitore. Il primo video riguarda la progettazione di un etilometro. Studieremo la base di partenza, la scelta e la taratura del sensore, l'aggiunta di un buzzer e infine l'utilizzo di una barra LED. Vedremo come produrre il circuito elettrico, il PCB e un contenitore che potremo costruire usando stampante 3D o compensato. Iniziamo. La prima operazione da compiere sarà la configurazione del sensore etilico MQ303A, in grado di percepire concentrazioni tra le 20 e le 1000 parti per milione. Abbiamo scelto di utilizzare la versione offerta da Seed Studio a circa 5 dollari, in quanto abbastanza ben documentata sia nella scheda di progetto che nei parametri di configurazione. Il sensore dispone di una connessione Groove a 4 poli, 2 per l'alimentazione a 5 volt, 1 per il segnale analogico da collegare a un pin analogico su Arduino ed 1 per pilotare il preriscaldamento del sensore. A regime consumerà circa 120 mA. È necessario preriscaldare il sensore per almeno 48 ore prima del primo utilizzo. Ma come funziona un sensore del genere? Il sensore fornisce un'uscita resistiva inversamente proporzionale alla concentrazione di alcol. Il circuito di pilotaggio è molto semplice e richiesta unicamente una resistenza. Per eseguire la lettura è sufficiente un semplice modulo ADC. Viene inizialmente eseguita una lettura dell'aria per la taratura, quindi la capsula viene posta in prossimità dei vapori di alcol e viene calcolato il rapporto delle particelle riconosciute che attraversano la superficie metallica elettrificata. Il primo programma che mostriamo serve per acquisire i dati del sensore e le variabili ottenute nel preriscaldamento. Come abbiamo imparato dal nostro Simone, è possibile utilizzare pin analogici di Arduino come pin digitali. Il link è in descrizione. Nella sezione di Setup attiviamo la seriale, che ci consentirà di leggere i valori riscontrati dal sensore, e definiamo il pin A1 come pin 15 digitale. All'interno del loop definiamo le nostre variabili per la lettura, la tensione presente sul pin A0 del sensore, il parametro relativo alla resistenza dell'apparato in aria libera senza vapori di alcol ed il valore del sensore dopo la trasformazione del convertitore analogico digitale. Eseguiamo un ciclo di letture per pesare statisticamente al meglio la media dei valori riconosciuti in aria libera, righe 14-18. Quindi leggiamo il valore presente sul pin e lo trasformiamo in un valore digitale compreso tra 0 e 1023. Infine, stampiamo i valori sul monitor seriale. Il sensore che abbiamo preso in esame sembra interagire in qualche modo con la seriale di Arduino, tanto da sollevare qualche criticità di funzionamento. Noi siamo riusciti a far funzionare il tutto con il seguente procedimento: compilazione del codice, inserimento del cavo USB, lancio di Arduino IDE, controllo presenza della porta di comunicazione, selezione attraverso il menu Strumenti porta richiesta, anche se risulta selezionata, doppio clic sul tasto di reset di Arduino, upload, lancio del codice. Quindi selezione del monitor seriale rigorosamente da menu Strumenti, perché cliccare sulla lente di ingrandimento porta ad un errore. Il secondo programma utilizza il valore RS aria, calcolato dal primo, va sostituito in riga 13, e calcola il rapporto tra resistenza in aria libera ed il valore attuale riscontrato. Infine stampa il valore sul monitor seriale. Avvicinando al sensore un bicchiere contenente una sostanza alcolica, le particelle di alcol vengono immediatamente riconosciute ed i valori modificati.
È giunto il momento di mettere le mani sul progetto. In questo schema possiamo vedere un sensore MQ303A stilizzato con i contatti di alimentazione e pilotaggio del segnale e le relative connessioni sul nostro Arduino. Abbiamo voluto anche aggiungere un pratico buzzer che suonerà non appena il livello di concentrazione dell'alcol nell'aria supererà una certa soglia. Qual è questa soglia? Dipende dalle misurazioni. Il tasso alcolemico negli esseri umani viene infatti misurato in grammi litro, mentre il sensore ci restituisce un valore in parti per milione. A complicare ulteriormente le cose, aggiungiamo che la funzione di calcolo del sensore non è lineare, dipende dall'umidità, e che in genere i valori riconosciuti dallo strumento non variano tra 0 e 1023, come normalmente accade su Arduino, bensì tra 500 e 905, riducendo quindi ulteriormente la sensibilità tipicamente 10 bit di Arduino. Vediamo ora come funziona il programma. Abbiamo aggiunto la definizione del pin 2, che è il buzzer, e il pin 15, che è il riscaldatore che ci servirà per il nostro sensore. Aggiungiamo una variabile intera scala, vedremo poi a cosa serve. La definizione di prima, valore sensore, tensione sensore e resistenza in aria. Definiamo la seriale, può anche essere commentata. Definiamo il pin mode, la tipologia di scrittura. Mettiamo allora il riscaldatore in modo che il sensore cominci a funzionare. Definiamo nei pin di pilotaggio per la barra LED, da 3 a 12, sono 10, li definiamo come output e li mettiamo all'output. Richiediamo una lettura su una media di 1000 del valore del sensore in modo tale che sia attuale e iniziamo il loop. Definiamo un nuovo valore di resistenza per il gas e una nuova variabile float per il rapporto tra il valore in gas con il valore nell'aria. Leggiamo ulteriormente con analog read il valore all'interno del loop e definiamo questo rapporto. Se non ci sono vapori di alcol, questo rapporto sarà il più vicino possibile all'1. Sostanzialmente si scosterà molto poco. Definiamo quindi un rapporto. Finché il rapporto è maggiore di 0,8, quindi la resistenza del gas è inferiore, ma di poco, la scala sarà 0. Man mano che diminuisce questo valore, cioè man mano che diminuisce la resistenza in presenza di alcol etilico nei confronti dell'aria, abbiamo visto prima che la resistenza in presenza di vapori etilici è inferiore rispetto all'aria, quindi questo rapporto diminuisce. Più diminuisce, più il rapporto della scala aumenta. Abbiamo una definizione tra 0 e 9. Vediamo per quale ragione. Definiamo due variabili, due funzioni, accendi basato sul rapporto di scala e suona basato sul rapporto di scala. Questa sezione sulle stampe seriale io l'ho inserita soprattutto per debug, ma lo possiamo tranquillamente eliminare in questo modo e eseguiamo una lettura ogni 2 secondi. Vediamo ora come sono state implementate le funzioni accendi e la funzione suona. Accendi non fa altro che spegnere tutti quanti i LED, N è il valore di scala, da 0 a 9, lo mettiamo a low e poi accende tutti i LED che vanno da 0 a scala meno 1. Mettiamo ad high, i più 3, i va da 0 a scala. Abbiamo visto che i pin partono dal 3, quindi basterà aggiungere 3 al valore di scala per accendere il pin relativo. La funzione suona è un pochino più complessa. Definiamo sostanzialmente una switch case che viene attivato in caso scala raggiunga 7, 8 o 9. In tutti gli altri casi la funzione non fa nulla. Cos'è
Cosa fai in caso del 7, di scala uguale a 7? Semplicemente emette un tono a 220 Hz, quindi un La basso, per 3 volte lungo 200 millisecondi e poi azzera l'emettitore del buzzer. Se invece di 7 abbiamo 8, c'è cioè un valore di scala maggiore, quindi una maggiore concentrazione di alcol, facciamo 4 beep. Allora, valore La 440, quindi un'ottava superiore, per un tempo di 100 millisecondi anziché 200. In caso la saturazione dei vapori etilici è massima, quindi case 9, eseguiamo 5 buzz, stavolta a una frequenza ulteriormente più elevata, quindi un'ottava ancora superiore, 880 Hz, e più breve. Dal momento che siamo incontentabili e vogliamo che il nostro progetto sia utilizzabile anche dagli ipoutenti, decidiamo di aggiungere una scala LED per indicarci il livello di saturazione. Ma anziché usare i classici LED tondi, usiamo questo modulo che ne racchiude ben 10. L'involucro contiene 10 LED rettangolari, colorati come nell'immagine. Sarà sufficiente collegarli ad altrettanti pin digitali di Arduino, con le opportune resistenze di limitazione per la corrente, per avere una splendida interfaccia anche per i non udenti. E da chi si preoccupa della marea di resistori da collegare, ecco una novità, un network resistor da 10 elementi, più connettore di terra. Pronto per l'uso. In questo modo si risparmiano 9 connessioni e in caso di montaggio su PCB 9 saldature e un sacco di spazio. Ed ecco montato il nostro prototipo. Potete vedere in alto a destra il nostro sensore, in alto a sinistra c'è uno zoccolo sul quale monteremo la nostra barra LED. In basso abbiamo la barra LED collegata con il network resistor, il tutto collegato con il nostro Arduino. Il buzzer è in basso a sinistra. Qui invece è rappresentato lo schema elettrico del nostro circuito. Abbiamo lavorato con KiCad, ma è facilmente trasformabile in qualunque altro sistema di CAD elettronico. Abbiamo rappresentato il nostro Arduino. In realtà è la piedinatura, il buzzer, il sistema di resistori, lo zoccolo su cui monteremo il nostro array di diodi e un attacco a 4 pin sul quale collegheremo il sensore. Il circuito stampato risultante è abbastanza semplice. L'importante è ricordarci che normalmente il CAD ce lo presenta rovesciato, quindi dobbiamo eseguire un flip di 180 gradi. Dopodiché sarà sufficiente collegare tutte quante le pieninature nel modo corrente e avremo il nostro risultato finale. Il simulatore 3D di KiCad ci dà questo risultato. Potete vedere la sezione riservata al sensore Grove MQ303A. In basso abbiamo il nostro buzzer, abbiamo lo zoccolo su cui verrà montato l'array di LED, l'array di resistori ed una serie di pin dove sono stati configurati i pin che noi utilizzeremo sul circuito. Normalmente si collegano tutti quanti attraverso un connettore multiplo. Per ogni attività do it yourself non può certo mancare il contenitore. Abbiamo utilizzato Tinkercad per creare un possibile involucro nel quale inserire il nostro Arduino con la scheda sketch che abbiamo appena progettato. Abbiamo inserito anche un foro per l'inserimento della barra LED, in alto abbiamo un foro per il buzzer. Mentre il piccolo cono serve a convogliare eventualmente l'alito nel momento in cui si decida di utilizzare il sistema come appunto un etilometro. Le schede STL sono disponibili nel momento in cui raggiungeremo un numero sufficiente di like o qualcuno provvederà a offrire qualche donazione in più per consentirci appunto di
prototipare correttamente tutto quanto il sistema. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.